1946. La guerra è finita da molti mesi, ma il partigiano Ettore non sa dimenticarne le ossessioni. I tedeschi gli riempiono la memoria, gli spari gli spaccano l'anima e sembra proprio non voglia o non possa buttarsi alle spalle quell'atroce esperienza. Con i nervi a pezzi non sa inserirsi nel lavoro normale. Inutilmente la madre, una donna aspra e volitiva, glielo ordina. Inutilmente il padre, che è un uomo deluso e dolce, lo supplica. Ettore non capisce più la realtà di tutti i giorni, specie se chi gli offrirà il posto è un ex fascista. Allora non resta che allearsi a Bianco, un capo della resistenza, che si è deciso a proseguire una guerriglia privata per avere con facilità quanto gli serve. Al Caffè Commercio staziona una piccola banda che assomiglia a quelle dei films americani degli anni 30. C'è George Raft, c'è il gregario un po' tonto, ed ecco Humphrey Bogart. Ci sono anche gli impermeabili, i borsalino, gli atteggiamenti, persino i tic. Ettore sarà questo piccolo Bogart di provincia. Tutto pur di non lavorare entro moduli grigi e consueti. L'avventura deve continuare, con l'alibi che le vittime abbiano trascorso i fascisti. Non manca neppure la donna del gangster, Wanda, una ragazza che Ettore si diverte anche a maltrattare, ma alla quale lo lega quel rapporto sincero e libero che, tra le pareti di famiglia, non c'è più. La paga del sabato saranno i soldi che Ettore porta alla madre come premio di ingaggio per il primo colpo ai danni di un vecchio devoto a Mussolini, al punto di aver deciso di somigliargli. Il vecchio però muore d'infarto durante l'aggressione e questo lista a lutto una rapina che Bianco sperava incruenta. Ettore ormai è nel giro, si sente importante anche se comincia a capire quanto sia fragile l'alibi propostogli da Bianco. E così dirà a un certo punto: e quando saremo diventati ricchi anche noi, quando anche noi saremo come quelli che abbiamo deciso di combattere? Che voi siete ebreo e che fate il banchiere, si sa. Ma faccio dei fidi molto piccoli, non ho più capitale. Ho speso quasi tutto per salvarmi dalla guerra. Io non voglio che mi prestiate niente. Soldi in deposito ne tenete? Lo faccio anche, ma do poco interesse. Io di interesse non voglio niente. Io voglio soltanto che me li conserviate sicuri.
Quante? 1 milione. Porta. Se mi succede qualche cosa, non credete di goderveli voi, eh? Io ti faccio la mia carta. La ricevuta? La ricevuta non vale niente. Quello che vale è che voi vi mettete in testa che se cercate di fare il furbo, io e i miei amici siamo ancora più tremendi dei tedeschi. Non parlarne, fammi il piacere. Io sono vecchio. Io non faccio il furbo con te. Ma tu non parlarmene più. Tu non parlarmene mai più dei tedeschi. Mi hai incinta, Ettore. Cristo, cosa mi dici? Mi hai incinta. Sei sicura? Me l'ha detto il medico. Sei già dovuta andare dal medico? Avevo cominciato a rigettare. Non farmi sapere quelle cose lì. I miei non sanno niente. Ho ancora 2 mesi per nascondere. Ma dopo non potrò più. In questi 2 mesi io devo trovare il coraggio di gettarmi nel fiume. Piantala, dire queste stupidaggini non serve a niente. Che cosa devo fare? Tu cosa vuoi che faccia? Sei tu che devi decidere. Io faccio quello che vuoi tu. Hai solo da dire. Ma tu? Io non so cosa dire. Non fare il vigliacco. Parla, Ettore. Tu sei l'uomo. Fai conto di essere il mio padrone. Decidi per me come se dovessi decidere per un motore rotto. Tu di e io ti ascolto. Cosa vuoi che faccia? Vuoi che vada a parlare con un medico? Ma ci vogliono tanti soldi per l'operazione. Io ho tutti quei soldi che ci vogliono. Ma cosa credi? Che io voglio che tu ti rovini? Stai qui al caldo. Io lo vorrei il bambino. Il bambino lo avrai. Te l'ho dato. Ed è tuo. Lo avrai, bambino. E adesso vai a casa perché sei un pezzo di ghiaccio. Cosa faccio a casa? A casa parli. Dici tutto a tuo padre, a tua madre, a tutti di casa tua. No. Glielo dici. Devi dirglielo entro oggi, perché stasera arrivo io a casa tua. Tu sei matto, Ettore. Ti ammazzano. Ti ammazzano di pugni. Hai paura, eh? Hai una paura matta. Ma io non voglio che tu abbia paura. Ti ammazzano di pugni. Non mi ammazzano. E io non voglio che tu abbia paura. Sei la mia donna. Non voglio che tu abbia paura. Cristo! Li ammazzo io tutti i tuoi. Perché è di loro che tu hai paura. A che ora vuoi venire? Io arrivo alle 8. Diglielo. Dovevi pensare a noi due, che siamo vecchi, invece di pensare a far bambini. Io non ho pensato a niente. Per me è stato un colpo, è stata una disgrazia. Ma tu credi che ci abbia pensato? E non gridate! Volete far sentire le nostre belle cose a tutta la casa? Ma non cambia niente tra me e voi quando io abbia sposato Wanda e abbia una mia famiglia. Quando si ha intorno gente nuova, i vecchi si dimenticano in fretta. Vedrai che dopo un po' avrai fastidi e non potrai più pensare ai tuoi vecchi. E a un certo punto ti convincerai che è bene per te che entrino in un ospizio. Non parlare così, non parlare dell'ospizio, perché sai che non è vero. Sai che io mi faccio ammazzare piuttosto di vedervi entrare in un ospizio. Ma ci sono anch'io per te, no? E c'era anche quando tuo figlio non c'era ancora. E ci sarò quando tuo figlio non ci sarà più. Sono un uomo io. E non ti ho mai fatto mancare niente di quello che ti aspetta. E adesso vado che è tardi. Vengo anch'io. No, tu resti qui. Sì, che vengo anch'io. In quella casa ci sono 3 uomini e 3 uomini forti come tori. Vengo anch'io che sono tuo padre. Andiamo.
Tu adesso mi devi capire. Io voglio fare la figura dell'uomo. Tu mi hai messo al mondo per fare l'uomo, no? Allora te lo chiedo come un favore. Tu mi lasci entrare da solo e vai ad aspettarmi al caffè di Joss. Entra. Entra da solo. Io aspetto qui fuori, non mi muovo. Ma tu fatti sentire se ti battono in 3 contro 1. Hai capito? E adesso entra, entra. E fai l'uomo. Buonasera. Emilio! Emilio! La nostra povera Wanda, la nostra povera Wanda, la nostra povera Wanda, la nostra povera Wanda. Ma Wanda non è mica morta per parlarne così. Va tutto bene! Parliamo! Vammi ad aspettare al caffè! Voi avete ragione, ma io sono venuto a darvi la mia parola che sposo Wanda. A voi lo dico adesso, ma Wanda era già sicura. Noi ci eravamo fatti un'altra idea dell'uomo che sarebbe toccato a Wanda. Noi credevamo che Wanda meritasse tutto un altro uomo. Ma su Wanda ci siamo sbagliati tutti. Adesso dobbiamo prenderti come sei. E Wanda ti sposerà e avrà l'uomo che si merita. Quando la sposi? La sposo l'autunno che viene. Ma per l'autunno il bambino Wanda l'avrà già comprato. La sposi prima, prima! Devi sposarla nel mese. Allora, qual è la tua idea? La sposo l'autunno che viene perché prima non sono a posto da sposarmi. E se voi avete vergogna a tenervela in casa, avete solo a dirlo. Fatela venire qui da dove si trova e io me la porto subito a casa da mia madre. Parlate. Wanda resta qui, a casa sua. Nessuno ha vergogna. E nessuno ha paura della gente che sparla. E la gente non sparla perché noi rompiamo il muso alla gente che sparla. Posso vederla adesso? No. Non me la fate vedere perché l'avete picchiata. Non ti credere. Wanda la vedrai una volta alla settimana. La festa, qui, in casa nostra. Alla presenza di sua madre. Non ci sto, non posso. Sono troppo abituato a Wanda. Parlami così quando l'avrai sposata. Allora avrai diritto. Tu vuoi per quest'autunno? E fino a quest'autunno non hai nessun diritto. Padre. Sì? Wanda è tua nuora. Sei sicuro che il tuo chimico viene? Sicurissimo. Farà del casino quando se ne accorge. Non voglio del casino. Starà buono. Non ha più nessuna forza per via dell'alcol. Starà buono e farà tutto quello che vogliamo noi. Non c'era proprio nessun altro all'infuori di quell'alcolizzato. Faraone è un alcolizzato, come dici tu. Ma nessuno conosce le materie come le conosce lui. Ci sono dei farmacisti già ricchi che si leccherebbero il gomito per avere la sua scienza da far fruttare. Allora è quello che ci vuole per riconoscere se la cocaina che i francesi ci vogliono vendere è di prima qualità. Ah, Bata, gli ho detto che gli diamo un passaggio per Torino.
Non potevo scoprirmi. Bravo, Ettore. Hai imparato la lezione. Grazie, amici. Grazie infinite del piacere che mi fate. Cosa vai a fare a Torino? Una cosa triste vado a fare. Vado a vedere un'ultima volta mia sorella. Cos'ha tua sorella? Il diabete che l'ammazza. Ma si è uccisa lei. Non si è voluta curare lei che poteva. Perché non è come me mia sorella, no? Ha famiglia e soldi. Ah, basta, non parliamo di queste miserie. Lasciate che vi ringrazi ancora una volta perché mi portate a Torino. A Torino? Mm. Beh, copriti. Farà molto freddo. Andiamo. Palmo, stai sbagliando strada. Lasciami guidare. Lascialo guidare. Ma dove mi portate, ragazzi? In un bel posto che non è Torino. Cosa mi fate? Ce l'avete forse con me? Un disgraziato come me. Io non vi ho mai fatto niente, mai fatto politica, mai fatto la spia. Nella guerra io ero dalla parte vostra, col mio cuore. Tu, Ettore, che sei stato tu a parlarmi di questi viaggi? Buono, buono, stai buono. Stai calmo e ascolta quello che ti dice Bianco. Ti portiamo con noi alla frontiera con la Francia. Voglio che tu dica se è buona o falsa una cosa che andiamo a comprare lassù. Io non posso. E mia sorella? Tua sorella puoi andare domani a vederla, perché stasera noi saremo a casa. E io son buono a darti la macchina per te solo domani. E con l'autista. E son buono a darti anche 20.000 lire. Solo perché tu guardi quella cosa e mi dica se è buona o no. Ne vuoi? No, grazie. Non ho fame. Non ho mai fame. Vuoi da bere? Cognac? Ah, questo sì. Sempre. Basta allungare un dito per toccare la pancia delle Alpi. Ci siamo quasi. A che cosa? Alla Francia, cretino. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Per piacere, Palmo, guida un po' più in mezzo alla strada. Stai tranquillo, stai tranquillo. Questo è il posto. Non dovrebbero tardare. Tardano un po' troppo, no? Eccoli i francesi. Vuoi scommettere che uno dei due è italiano? Andiamo. Non mi piace quello lì. È il tipo che porta il pettine nel taschino.
Andiamo. Faglieli vedere. Mi fido. Basta così. Un chilo. De toute première qualité. Cosa ha detto? È un chilo. Di primissima qualità. Guarda tu. Cocaina. Non è cocaina. È idrato di terpina. C'è uno sbaglio, signori. Scusate. Jacques si è confuso. Oggi abbiamo anche un altro affare con degli altri clienti. Scusate. Allora come la mettiamo? Vous vous êtes trompé, Jacques. Les autres, tout de suite. Allora? Prego. Scusate. Allez, Jacques. Ça va, ça va. Fagli mettere fuori tutte le scatole di quella buona. Subito. Allì, allì. Sei un porco. Vedrai com'è salute bidonare quelli della tua razza. E adesso vai fuori, su. Avanti, fuori, fuori! Stai su, stai dritto. Che non c'è tempo per aver paura. Prendi tu le scatole. Forza, forza, forza! Via, via! Avanti, sbrigati, sbrigati! Entra in macchina, su! Presto! Filare! Bene, vai via! Parti! Fai fermare la macchina. Io scendo e non mi volto indietro, te lo giuro. Va bene, ma fallo in un secondo. Vai via. Scendi giù. E non farti più vedere. Niente paura. È fatta. Sai, Bianco, è stata una cosa seria. Sei un uomo, Faraone, che non credevo. Tutti mi chiamano Cesare, son Cesarino. Andavo per i monti da partigiano, quando veniva l'assalto con l'arma in mano, per dare alla mia patria la sua bella libertà. Era una rondinella, no, mi ricordo.
sera, quando venia l'attacco, con la bandiera. Vengo! Vengo, un momento! Ma un giorno di missione incontrai e l'ero accompagnata da un fascistino. Lei mi lanciò uno sguardo tanto Ciao, commissario. Ciao, Ettore. Sono contento di vederti. Anch'io. È qui che è morto Cocito? Sì. L'hanno appeso là, sotto il ponte. E ce l'hanno lasciato per 3 giorni. Per convincere la gente che era proprio morto. Capisci, Ettore? Lo conoscevi bene tu, Cocito? Sì. Era mio professore al liceo. Dunque, io vi faccio questa domanda. Qual è il significato della parola partigiano? E io rispondo che è e sarà partigiano chiunque combatterà i fascisti. Va bene. E ciascuno di voi è sicuro di riuscire un partigiano? Attenti, non dico buon partigiano, perché partigiano, come poeta, è una parola assoluta. Io sono sicuro. Ma può capitare di dover decidere di sparare su un fascista o su un tedesco, anche se quel morto può provocare un rastrellamento durante il quale fascisti e tedeschi metteranno a fuoco la vostra città, le vostre stesse case. E può anche capitare di sparare sul più caro amico, se è un fascista e se la sua azione minaccia la sicurezza dei partigiani o se serve per far cadere in un'imboscata un comandante nazista. Professore, ma lei fa solo dei casi estremi. Lui intende dire che non si può essere partigiano senza un'ideologia e l'idea di libertà non gli sembra sufficiente. Infatti, diversamente sarete soltanto dei Robin Hood. Ettore, mi permetto di pronosticare che tu sarai uno splendido Robin Hood, ma come Robin Hood sarai meno utile, meno meritevole e meno bello dell'ultimo partigiano che ha un'idea politica precisa. Esageri. Parli come un gesuita. Tu sei infantile. E voi tutti siete infantili. Infatti Robin Hood è l'eroe dei lettori infantili di tutte le età. Robin Hood. Quelle parole le ho piantate nella testa perché erano vere, giuste, implacabili come un marchio. Cocito lo sapeva che non si poteva fare il partigiano solo con il mitra, che bisognava sapere qualche cosa di più, oltre che odiare il fascismo. E invece io, non solo non lo sapevo, ma neanche ho voluto sapere. Così io sono rimasto Robin Hood e sono vivo. E lui invece è morto e ha pagato per le cose che sapeva. Ma il giorno del trionfo la incontrai, non era accompagnata da quel brigante. Lei mi gridò Cesare con voce tremante. Per sempre ti ho amato e sempre ti amerò. Politica, politica. Troppa gente non sa che fare politica, parlare di politica. E intanto i fascisti tornano a sedersi ai posti del potere.
E i ricchi hanno già ricominciato a contare i loro soldi, anche quelli fatti alle spalle di chi difendeva la terra e le case, mentre loro erano nascosti in Svizzera. Olino. Salute, Bianco. Ti volevo parlare da solo a solo. Hai scelto il momento giusto. Il momento giusto viene quando è necessario, non ti pare? Va bene, parla allora. Sì, ma non qui. Vieni con me. Andiamo giù all'aperto. Ma non fatemi ridere. Cosa volete saperne voi dei miei affari? Ne sappiamo quanto basta. E quanto basta e avanza, purtroppo. Ah, sì, eh? E allora ditemi chi è che ha parlato. Chi è la spia? Non c'è bisogno di spia. Uno come te non è un privato. E le cose che fai arrivano lontano per forza. Del resto è sempre stato così. La gente è sempre stata di due tipi. Quelli che sanno solo cantare e quelli che invece fanno cantare il mitra. Tu il mitra lo usi male oggi, all'opposto di ieri. Io non accetto e non ho mai accettato giudizi da nessuno. Capito? Calmati, Bianco. Calmati e cerca di capire. Noi vogliamo soltanto che tu la pianti, ma subito. Perché subito forse è ancora in tempo per metterci una pietra sopra e non parlarne mai più. Ma senti, mi commuovi con la tua generosità. E cosa dovrei dire io adesso? Dovrei ringraziarvi, baciarvi le mani, gettarmi in ginocchio. Senti, Bianco, non credere che io non capisca che è dura sentire certe parole per un uomo come te. E non credere che io non capisca che tu straparli così perché dentro sai che noi abbiamo ragione e soffri come una bestia. Anch'io sto male per te, te lo giuro. Ma devi piantarla subito. Se no io ti vengo a prendere e ti strozzo con queste mani. Salute. Salute. L'altra settimana mi hai parlato di un affare sull'autostrada. Va bene. Sono venuto a dirti che non ci sto. Hai paura, eh? No, ho avuto l'avviso. Che avviso hai avuto? Mi è suonato un campanello dentro. Tu quando scommetti alla pelota e stai vincendo, non senti mai qualcosa dentro che ti dice di smetterla? Io no. Per questo perdi sempre. Parla con me. E così ti ritiri, eh? Non posso? Posso, no? E ti ritiri solo dall'autostrada o da tutto? Da tutte quelle cose del genere dell'autostrada. Io so quasi preciso quanto puoi aver messo da parte. E ti dico che ti contenti di poco. Pazienza. Amen. Basta, non facciamo tante parole. Non mi hai mica sposato. E se vuoi andare via, uno come te lo trovo sempre. Sicuro che lo trovi. Ma guarda che roba. E cosa ti metti a fare? Sto cercando una cosa che mi piaccia. O anche soltanto una cosa che non mi dispiaccia. Ma una cosa da fare per sempre. E hai già trovato? Non ancora. Ma per adesso l'ho pensata così, faccio il camionista. Le ferrovie sono sempre a pezzi ed è ancora un buon mestiere il camionista. E ho pensato anche che tu hai dei camion fermi, Bianco. Di quelli di preda bellica. Io ti chiedo di affittarmene uno. Zio Bianco ti serve ancora, eh? Ma tu sei uno che un camion gli si può affidare. Sempre se mi fai un affitto d'amico. Ma tu, Ettore, sei sempre mio amico. Perché me lo chiedi? Pigliati lo spa che c'è in fondo al cortile, per ultimo. È un po' giù di gomme, ma io non posso farti niente di più. 60.000 al mese vanno bene? No, 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 no. No, 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 no,
Ettore! Uè! Non ti ho neanche sentito arrivare. Neanche i fascisti mi sentivano. I fascisti erano stupidi. E tu che non sei stupido, mala alla spugna, dimmi una cosa. Meglio domandartelo papale papale. E tu rispondimi chiaro. Parla. Te l'ha detto qualcuno di piantarmi? Chi te l'ha detto? Voglio saperlo, chi te l'ha detto? Te ne dico una sola, Bianco. Se tu hai del sospetto che io possa agire così, sappi che se qualcuno mi avesse detto una roba del genere, per me sarebbe stato l'unico motivo di non piantarti. E va bene. Se hai bisogno di una dimostrazione, posso venire con te sull'autostrada. Come vuoi tu. Va là che capisci poco anche tu, che sei tanto intelligente. Lo so che non mi conti storie, ma tu non capisci che per me è ancora peggio. Ma vai, va. Vai a fare il camionista. Tenga, grazie. Lolo, 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 lolo. Allora, cosa ci fai qui? Ettore, devi pigliarmi con te nel lavoro del camion. E questo cos'è? Un ordine di Bianco? Bianco, è più di un mese che nemmeno mi parla e nemmeno lo vedo. Sta chiuso in casa e nessuno lo vede. Ma che cos'ha? Com'è che fa così? E come faccio a saperlo se non lo vedo? Io so solo che ho bisogno di soldi e che sono solo. Come mai vuoi metterti con me? Non mi hai mai potuto soffrire. Non è vero. Bugiardo. Sei niente di buono, Palmo. Tu sei buono, Ettore. Bisogna assaggiarti bagnato nell'olio per capire quanto sei buono. Non fai per me, Palmo. Non sai neanche guidare bene i camion. E impari in fretta. Pigliami, Ettore. Tu sei più intelligente di me e devi aiutarmi. Forse solo per questo. Ti prendo con me oggi perché mi serve un manovale per caricare ad Alessandria. E ti do quei soldi lì. Pa 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 pa. Suona ancora. Cos'è per che me. Canti? Sei allegro, eh? Sì, sono allegro. E sai perché? Perché sono un uomo finito. Sono come una biglia che è caduta in una buca. Secondo me è una cosa brutta. No, non è una cosa brutta. È una cosa. Solo mi piacerebbe sapere qualche cosa di più di Bianco. Ma cosa ci avrà in testa per fare così? Anch'io mi ci rompo la testa e non capisco. Delle volte un magone qui... Senti, ma quella pallottola che ha preso nella testa, l'operazione poi non gliel'hanno mica fatta. E lei non è mica uscita fuori. Quelle volte io... A te non viene in mente che dopo tanto tempo si può essere spostata dentro, non so. Magari può aver toccato qualche nervo. Ma sta zitto, cretino! Il pieno. Ti piace? Cosa? Questo distributore. Beh, è uguale a tutti gli altri. Non è vero. Dovresti vederlo di notte con tutto il neon acceso. Senta, quanto viene a costare un distributore così, tutto compreso, anche il neon? 2 milioni. E dietro c'è anche il lavaggio. Si capisce. Vuoi mettere su un distributore? Già. Ma ce li hai 2 milioni? Io non ho mai scommesso i biglietti da 1000 alla pelota. E dove hai intenzione di metterlo? Là da noi. Adesso mi studio bene il tracciato della nuova camionale e poi compro subito il terreno. Senti, Ettore, non mi prendi con te nel tuo nuovo lavoro? Ettore, non ti piace? No. Ettore, si potrebbe mettere su un locale con il bar e il ristorante dietro, come c'è nei distributori del cinema. Ti ho detto di no. Non mi è mai andato di servire la gente nel bere e nel mangiare. Ma potrei farlo io quel lavoro lì. Niente puzza di fritto nel mio distributore. Va bene, ne fanno 3. 3 che cosa?
Tre volte che mi sento così. Come quando è finita la guerra e come quando Bianco si è chiuso in casa e non l'ho visto più. Certamente che col camion c'era solo l'affitto e il guadagno non era male e c'erano meno rischi. E certamente che fai una bella spesa. Lo so, ma è una spesa che dovrebbe rendermi. Certamente che se penso al mucchio di soldi che ho dovuto farmi prestare, c'è da spaventarsi. Ma dovrebbe finire col darmi del guadagno. Se questo distributore lo avvio bene, la società che mi vende la benzina me lo rileverà, dandomi del guadagno e lasciandomi dentro come gerente. Certamente, se le cose ti vanno così, non hai più da tremare per tutta la vita. Vieni, Ettore. Perché tanta fretta? Sono in ritardo. Che cosa ci canta questa sera, i lenti? Anche i buchi se ne ha voglia. Le mie voglie sono altre. Come casca male. Bel caratterino, eh? Mi scusi, qui mi pagano per cantare. Balla? Gliel'ho già detto, sono in ritardo, poi devo cantare. Lo sa che lei ha una bella voce, una voce calda, calda come lei. Lei dice delle cose senza sapere mica se sono vere, sa? Io lo so, e tu mi piaci, e so che uno come me tu lo dovresti pagare. Scusa, Bianco. Non sapevo. Chi, lei? Non è insieme a me, è solo lei che ci crede. La vedrò due volte al mese. Perché l'amore dell'uomo per la donna cresce e diminuisce come fa la luna. Ma l'amicizia dell'uomo per l'uomo è ferma come le stelle, eterna come la parola di Dio. Non l'hai detto tu una volta, poeta? L'avevo solo sentito dire al cinema, una pellicola americana. Fa niente, va bene lo stesso. Ma io ti ho cercato. A tua sorella domandavo sempre. Ma dove sei sparito tutto questo tempo? Ah, niente domande. Un amico non ha bisogno di domande. Andiamo. Dove? Domandi già di nuovo. Non spaventarti. Andiamo solo a casa mia. Mi sono comperato una villa. Non lo sapevi? È questa qui? Questa qui. Di fuori l'ho trascurata, ma vedrai che dentro ci ho fatto dei bei lavori. Vai a guardare da vicino, in santa pace, che io faccio un caffè.
Che succede? Niente, cosa vuoi che sia? Avrò spento male il fornello. Ma la casa sta bruciando. E cosa vuoi che sia una casa? Il viaggio è finito, Ettore. Tu qua, io chissà dove. Me ne vado. Fuori da tutto e da tutti. Via. Finito, capisci? Sono contento che hai fatto i soldi, Ettore. E sono contento anche che hai cambiato idea circa il gioco. Ma lo vedi anche tu. Per stanotte non c'è più partita. Comunque, se tu vuoi, a me va bene anche domani. A me invece va bene che siamo noi due soli. E va bene solo stasera. Perché da domani cambia tutto. Ma cosa vuoi che capiti domani? Per me domani, anzi stanotte, si chiude un'epoca. Ecco, figuriamoci che per me domani è come se finisse la guerra. E per sempre. Così i miei conti io devo chiudere tutti prima. E a che cosa vorresti giocare? Visto che siamo solo noi due. Alla cosa più semplice. A chi tira su la carta più alta. E che cosa ti vorresti giocare? I soldi che servono per comprare un camion di seconda mano, ma in buono stato. E me li voglio giocare tutti in un colpo solo. E allora va bene. Ma guarda che io sono un uomo fortunato. E io invece non credo alla fortuna. Forza, alza per primo. Te l'avevo detto che sono fortunato. Tocca a me. Allora? Che cosa ho alzato? Va bene, Ettore. Che cosa vuoi farci? Sei tu che hai voluto giocarti tutto in un colpo solo. Comunque anche a me mi sta bene che per te la guerra sia finita. Per te, per tutti e per sempre. Hai capito, Ettore? Mi sta bene. Ho perduto. Questi soldi sono tuoi. Se sei solo un minimo meno cretino di quello che sembri, li dai alla sorella di Bianco. Ti compri il mio camion e ti sistemi. Lunedì mattina vai a prenderlo tu il camion. Io ti aspetto allo scalo merci alle 7 in punto. Facciamo insieme la mia ultima consegna e ti passo il cliente. Poi chiuso. Quando ci vediamo per la strada, buongiorno, buonasera. Ma attento, Palmo. Ricordati che la prima volta che per caso un domani ti sogni di parlarmi di qualcosa del passato, attento, Palmo, perché t'ammazzo. Palmo. Cosa c'è? Le pistole, le hai in casa? Certo, dove vuoi che le abbia? Buttale via, io l'ho già fatto. Ma Bianco, cosa direbbe? Bianco non c'è più. Ettore, ma dove eri andato? Avevo già la testa a una disgrazia. Vieni giù. Ma sono le 4 di notte, cosa stai a dire? Dai, vestiti e vieni giù. Andiamo a cercare un posto dove poter parlare. Dici davvero? Volevo domandarti una cosa. Ormai davanti a noi due c'è la strada fatta. Ma prima volevo domandarti se sei sicura che ti piace. E che ti piacerà sempre, perché la strada è quella che è. Ma una volta presa, non si torna più indietro. Perché mi domandi questa cosa? Perché io e te siamo ancora tanto giovani, è inutile negare. Solo un anno fa, quando abbiamo cominciato a fare l'amore, pensavamo chissà che cosa. Io lo dico per me, ma sono sicuro che è lo stesso anche per te. Io per me non so cosa mi aspettavo.
Io adesso credo che davvero mi ero messo in testa che la vita era come un campionato di calcio e che io ero la squadra che lo vinceva sicuro. Oppure, magari davvero mi ero messo in testa che nella guerra io ero stato il più bravo, il più coraggioso, per tutta la vita. E magari era per questo che volevo tutto allora. E subito. Ma perché, Ettore? Vuoi dire che adesso non vuoi più niente? Adesso voglio sempre te. Di questo sono sicuro. Ma non voglio che tu mi credi diverso da quello che sono. Perché lo sai cosa vorrebbe dire adesso avere coraggio, ma coraggio sul serio? Mi è venuto in testa oggi mentre ero in strada. Magari adesso la cosa più coraggiosa sarebbe di ricominciare da zero. Si capisce? Da zero. Magari domani mattina prendere su il fagotto e andare a fare l'operaio nella fabbrica o alla ferrovia. Ma dimmi un po', Wanda. Mettiamo che io ce l'abbia quel coraggio lì. Tu mi vorresti più bene per questo? Ma io ti voglio bene in tutti i modi. E tu lo sai. E se hai del dubbio mi fa male al cuore. D'accordo. L'ho detta male. Allora, mettiamola così. Se io avessi quel coraggio che ti ho detto, a te piacerebbe quella vita lì? E a te piacerebbe? Va bene, Wanda. O magari va anche male. In tutti i modi abbiamo parlato chiaro. Fra noi due. E così è meglio. Così ci sappiamo. E almeno non ci potranno essere cattive sorprese. Capo, vado a spiombarlo, tanto è già svincolato. Coce d'arcobaleno scendon giù. Ed il cielo è sereno, la 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 la. Quando la radio trasmette vuol dir stasera t'aspetto al Valentino. E se per caso Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, radio saremo, stasera ci vedremo, radio Milano ti penso sempre da lontano. Quel disgraziato credeva di passare senza toccarlo. È poco che guida e non conosce ancora bene le misure del camion. Ammazzami pure. Ha ancora parlato. Ha ancora parlato. Ammazzami pure. Dimmi tutto quello che ha ancora detto. Ma stai attento che se mi dici una parola di più o una di meno, Dio ti fulmina qui, dove sei. Ha detto, sei un cretino, Palmo. Mi tocca morire per un cretino come te. No.